Buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo Pezzano, ho effettuato il mio percorso di studio in filosofia presso l'Università di Torino, sono attualmente docente a contratto per il laboratorio di scrittura argomentativa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università sempre di Torino e collaboro con il CESPEC di Cuneo, Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, a un progetto di ricerca sulla cornice simbolica del legame sociale. Mi occupo soprattutto delle questioni inerenti all'antropologia filosofica. In questo video in particolare cercherò di soffermarmi su quella che mi sembra gli elementi che mi sembrano rendere il pensiero di Marx assolutamente attuale, quindi non obsoleto ma centrale per la comprensione della contemporaneità. E parlo soprattutto di attualità filosofica, sottolineo questo aggettivo perché ciò che è particolare nelle sorti, nella fortuna di Marx e del marxismo è il fatto che il pensiero di Marx ha vissuto un rapporto contraddittorio, inversamente proporzionale con il capitalismo che era appunto oggetto della critica marxiana. Cioè possiamo notare che in certa misura un momento di apice del capitalismo corrispondeva invece a un momento di picco negativo del marxismo e viceversa. Il pensiero di Marx era prepotentemente al centro della scena nei momenti di crisi del capitalismo. Se noi prendiamo per esempio, e in questo senso sottolineo appunto nuovamente la filosoficità dell'approccio che mi sembra bisogna avere nei confronti del pensiero di Marx, il secolo passato è stato un secolo assolutamente marxista per una grande parte di popolazione mondiale, quindi non solamente in senso culturale o filosofico, ma fondamentalmente soprattutto in senso sociale, politico, cioè di esperienza viva, concreta, pulsante delle persone. Però questo tipo di esperienza spesso appunto ha portato ad accettare il pensiero di Marx come quello di una vera e propria ortodossia, quindi una sorta di setta religiosa, e non tanto a tematizzarlo o a discuterlo filosoficamente. Analogamente, dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica, quindi tra il 1989 e il 1991, Marx è stato messo al bando, è stato bandito in qualche modo dalla comunità, cioè è stato tacciato di essere un pensatore totalitario insieme al trittico, quindi creava il trittico con Platone e Hegel, secondo la nota lettura di Popper, cioè un pensatore che negava la libertà dell'individuo. Ora, possiamo notare che con la crisi economica del 2007-2008, sostanzialmente, a partire dagli ultimi anni, cioè Marx sembra gradualmente tornare al centro della scena. Ciò che però sembra continuare a mancare in questa sorta di revival del marxismo o del pensiero di Marx, che viene presentato come redivivo, quindi gli si dà il bentornato e non semplicemente il benvenuto, è che manca o sembra mancare un'adeguata tematizzazione filosofica. Cioè, quali sono gli elementi effettivamente che possono essere ripresi filosoficamente nel pensiero di Marx e essere indagati, recuperati, persino migliorati, cioè ulteriormente approfonditi e sviscerati, ampliati connettendoli ad altre discipline? In particolare a me sembra che un concetto centrale in questo senso possa essere quello di Gattungswesen, è un concetto che per lo più viene tradotto con essenza generica o essenza di genere, cioè renderebbe il fatto, questa traduzione, questo concetto, che l'uomo, feuerbachianamente, non è semplicemente consapevole di sé in quanto individuo, ma è consapevole di sé in quanto appartenente a un genere. Cioè io, Giacomo Pezzano, non mi concepisco, non mi riconosco solamente in quanto singolo individuo, in quanto autoconsapevole di essere me stesso, cosa che potremmo pensare appartenere o essere caratteristica anche degli animali non umani, ma li riconosco anche in quanto appartenente al genere umano, cioè in quanto animale umano, in quanto essere umano. Credo che questo concetto in realtà possa essere meglio reso, meglio tradotto con ente naturale generico, riprendo questa traduzione dalle opere del filosofo italiano Costanzo Preve, e in particolare parlare di ente naturale generico significa parlare di tre cose, cioè uno, di ente, non di essere o di sostanza, cioè significa che abbiamo di fronte non qualcosa che si autodetermina, che è causa sui, che semplicemente si determina da sé, ma di fronte a qualcosa che per essere se stesso, quindi per determinare se stesso, deve passare attraverso l'altro da sé, cioè attraverso la relazione, il rapporto con il mondo, con il fuori, con l'alterità in generale. Secondo punto, l'aggettivo naturale, che indica che siamo di fronte a un ente appunto di natura, a un animale, cioè non a un ente soprannaturale o addirittura anaturale, ma
a un ente che è inserito nell'intero processo evolutivo della natura. Cioè, la natura si dà in una maniera particolare nell'uomo attraverso l'uomo, e l'aggettivo generico appunto specifica paradossalmente il tipo di natura, la maniera in cui la natura si dà nell'uomo, cioè si dà in maniera appunto generica, quindi specificamente generica, e qui sta il paradosso. L'aggettivo generico si contrappone alla dimensione degenero, a quella genetica, che non sono in grado di connotare adeguatamente la natura umana, cioè la natura umana non è né degenere né genetica, bensì generica. Non è degenere perché non è vero che non c'è una natura umana, che l'uomo è una tabula rasa che può essere indefinitamente riempita dall'esterno, indipendentemente poi che questo tipo di riempimento sia buono o cattivo, cioè pura manipolazione oppure indirizzamento verso il meglio. Cioè la natura umana non è plastica, malleabile, assolutamente appunto disponibile, però non è nemmeno genetica, cioè rigidamente, univocamente predeterminata in senso biologico, cioè dal corredo biologico e genetico con cui l'uomo viene al mondo, bensì è generica, cioè non specificamente e rigidamente determinata. E questo vuol dire anche che l'uomo trascende il dato meramente biologico e si apre alla storia, marxianamente potremmo dire alla prassi. Tutto questo discorso può essere in maniera molto felice accompagnato da una frase contenuta nell'ideologia tedesca, secondo cui gli uomini hanno storia perché devono produrre la loro vita, e lo devono precisamente in una maniera determinata. Ciò è dovuto alla loro organizzazione fisica, così come alla loro coscienza. La mia relazione con le mie circostanze è la mia coscienza. Questa frase, che permette di avvicinare il pensiero di Marx ai grandi temi dell'antropologia filosofica tedesca del Novecento, legata soprattutto ai nomi di Plesner, Scheler e Gehlen, indica proprio un insieme di elementi secondo cui gli uomini hanno storia, quindi l'uomo è un animale storico, non semplicemente immediatamente naturale, perché produce la propria vita, cioè modifica attivamente il proprio ambiente e le proprie circostanze. E ogni tipo di modificazione storica, di processo storico, assume una forma specificamente determinata, cioè situata e connotata, spazio-temporalmente. Tutto ciò però è dovuto all'organizzazione fisica dell'animale umano, cioè alla sua stessa natura, che quindi in qualche modo paradossalmente lo chiama al trascendimento del dato immediatamente naturale, così come la loro coscienza, dice Marx. Cioè la coscienza stessa in quest'ottica deve essere compresa non come un prodotto assolutamente individuale, perché la coscienza è sociale, quindi è frutto del rapporto con l'insieme di ciò che ci circonda. E per esempio il pensiero, che è inteso anche come dialogo con se stessi, è però possibile solamente successivamente a un'interiorizzazione del rapporto con gli altri, del dialogo con gli altri, della relazione in quanto tale. Quindi in questo senso, e qui vengo a chiudere, il pensiero di Marx è assolutamente attuale e importante, perché permette di ripensare l'uomo attraverso una prospettiva che non è più semplicemente nemmeno multidisciplinare, bensì transdisciplinare. Cioè permette di far intersecare tra di loro, non solo dialogare, filosofia, biologia, antropologia, psicologia, etologia e così via. Quindi in questo senso, ma in un senso squisitamente filosofico, possiamo certamente dire bentornato Marx.